Anche ieri sera, nello scalone dell'ingresso dell'ospedale di Faenza, è andato in scena il concerto del coro di Natale del personale del Policlinico. Un appuntamento nato qualche anno fa, quasi per gioco, che ha subito incontrato il parere favorevole di direzione, pazienti e parenti. Un piccolo momento di svago per non pensare alla routine quotidiana delle cure. Le canzoni sono le classiche del repertorio natalizio, quello che è iniziato 5 anni fa, così come una prova che abbiamo voluto fare. In questi 5 anni è sempre cresciuto, anche quest'anno siamo riusciti a mettere assieme qualcosa che poi dopo ascolterete. È un coro abbastanza nutrito, ma da chi è formato? Ma siamo tutti operatori sanitari dell'ospedale, tutto quello che gira in ospedale, quindi infermieri, medici, personale ausiliario, OS, insomma ci siamo tutti quelli che girano qua dentro. Prove intense, mi dicevano, dalla direzione in questi giorni. Sì, abbiamo fatto un paio di serate di prove, ma più che altro è diventato una cosa divertente che facciamo molto volentieri. Ormai la tradizione è consolidata, anche chi è andato in pensione non abbandona il coro. Sì, diciamo è un appuntamento anche per rivedere i colleghi che sono andati in pensione e per augurarci un buon Natale e un buon anno tutti assieme. Cosa vuol dire per voi dipendenti, per voi lavoratori, per l'ospedale, per i pazienti questo appuntamento? Ma questo, la scelta dello scalone non è casuale, nel senso che noi lo percorriamo ormai da anni, tutti i giorni, salire, scendere, eccetera, ma tante volte pensiamo a quante persone salgono queste scale e quello che li accomuna è la speranza, no? Di riuscire a passare questo momento di malattie, eccetera. Diciamo che questo è il nostro impegno che mettiamo nel mantenere viva la speranza in chi passa dall'ospedale.